due vittime a causa del Covid in provincia di Salerno. La prima nel Cilento, Daniela De Marte, 54 anni, di Pisciotta, da oltre un mese positiva al Covid. La donna, moglie e mamma di due ragazzi, si è spenta nella struttura Covid dell'ospedale di Agropoli, dove era stata trasferita per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La seconda vittima invece è un 59enne di Eboli, deceduto nel reparto di terapia intensiva Covid dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Tornando al caso di Pisciotta, la donna era risultata positiva insieme ad altri familiari, inizialmente in isolamento, poi le sue condizioni si sono aggravate. Dopo il peggioramento, i sanitari ne hanno disposto l'immediato trasferimento ad Agropoli, ma purtroppo il cuore di mamma Daniela non ha retto, è deceduta ieri. La donna, che soffriva di altre patologie, era risultata positiva insieme ad altri familiari, che sono riusciti però a negativizzarsi senza gravi conseguenze. Il contagio purtroppo non ha lasciato scampo alla sfortunata donna, che ancora non si era sottoposta alla vaccinazione. In tanti si sono stretti attorno ai familiari di Daniela, unitamente all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ettore Liguori. La salma della sfortunata donna giungerà quest'oggi nel cimitero di Caprioli, dove si svolgerà la celebrazione religiosa. L'emergenza Covid intanto non è superata, lo ricordano in tanti contagi di questi giorni e purtroppo le vite spezzate. Solo qualche giorno fa si è spento anche un 60enne originario di Centola, ma residente a Marina di Camerota, positivo al Covid e che ancora non si era sottoposto alla vaccinazione. I casi positivi intanto sono in aumento su tutto il territorio cilentano. Ad Agropoli ci sono oltre 440 casi e Capaccio invece con 535 positivi. A Vallo della Lucania superati 200 contagi, a Sapri oltre 140, a 180 a Castellabate, a Camerota sono saliti a 120, a Centola tra guarigioni e nuovi positivi il bollettino oscilla intorno ai 100 contagi, decine di contagi anche nei piccoli comuni cilentani.